this motherfucking drop? The countdown has just begun. Are you ready? Ciao ragazzi del Team Commando, parla Loris, alias Viking. Oggi andiamo a pompare, oggi andiamo a spingere. Due distretti muscolari molto importanti, aggiungo anche molto difficili da sviluppare. Oggi andiamo a parlare di deltoidi e di trapezi. Cerchiamo di vedere gli esercizi più indicati per sviluppare questi due distretti muscolari. Spesso si allenano insieme perché comunque siamo sempre nell'ambito dell'upper body. Sono muscoli che non sono comunque facili da allenare. Il deltoide non ha una grande capacità contrattile, ma può avere un grande range of motion. Di conseguenza andremo a vedere sia la porzione anteriore, laterale, posteriore del deltoide e poi i trapezi. In particolar modo andremo a vedere nei trapezi la parte alta, più difficile da allenare perché comunque è quella che dà un risvolto estetico maggiore. Distensione nella shoulder press per i deltoidi, cosa molto importante, non importa arrivare fino in cima in blocco articolare. Il deltoide è già contratto del 50%, quindi non è necessario andare in blocco articolare e lasciare che il muscolo praticamente si rilassi e perda di tensione. Di conseguenza fermiamoci anche magari un filino prima senza andare in completa estensione. Sulle alzate frontali, ragazzi, vi ho consigliato due tipi di esercizi, uno più per principianti e uno più per avanzati. Quello più per principianti è l'alzata frontale classica, mentre quello più per avanzati è l'alzata frontale con interrotazione, dove andiamo a richiamare maggiormente i fasci anteriori del deltoide. Alzate laterali, cerchiamo di non caricare troppo sui trapezi quando facciamo questo tipo di movimento, sennò il trapezio, essendo più forte del deltoide, mangia lavoro al deltoide che è già molto difficile da far crescere. Esercizio delle alzate posteriori per i deltoidi, anche qui cerchiamo di tenere le scapole adotte, non lavoriamo troppo con il trapezio e cerchiamo di sentire bene il movimento in laterale e verso la parte latero posteriore e contraiamo bene i fasci posteriori del deltoide.
Ciao ragazzi di Team Commando, grazie per aver seguito il video, mettete un like qua sotto, condividete, commentate, iscrivetevi al canale e a presto per nuovi consigli. Viking di Team Commando, sempre forza Team Commando ragazzi. Di nuovo riunione con il team leader, con Nathan War Machine, Viking e Kevin della pagina Malati di Palestra. Siamo qui per parlare di alimentazione, dieta, dimagrimento nei punti critici di solito, che sono per esempio il basso addome, la vita e il gluteo magari per le ragazze all'interno coscia. Team leader. Dimagrimento localizzato. Esiste, non esiste? Allora. We'll be right back.